Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi mostreremo il sorprendente contenuto dei messaggi scambiati tra Chiara e il suo ex Samuel, rinvenuti sul cellulare di lei. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Chiara Petrolini è accusata di aver privato della vita, con premeditazione, i suoi due figli e di averne nascosto i corpi, seppellendoli. Durante l'interrogatorio di garanzia presso il Tribunale di Parma, la giovane ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il suo legale, Nicola Tria, ha dichiarato che questa scelta è una strategia tecnica, non escludendo la possibilità che Chiara possa parlare in un secondo momento. Al momento del ritrovamento del corpo del suo primo figlio, Chiara si trovava in vacanza a New York con i genitori, ma era consapevole che non avrebbe potuto più evitare le conseguenze legali. Samuel, l'ex fidanzato di Chiara, ha raccontato che, il giorno del suo compleanno, lei gli aveva inviato dei messaggi, tra cui «Ho voglia di vederti e di parlare con te, quando vuoi» e «Buon compleanno». Il ragazzo ha deciso di non rispondere ai messaggi e oggi afferma di voler mantenere le distanze da Chiara, dicendo di non voler più sapere nulla di lei. L'interrogatorio di Chiara è durato solo 15 minuti e si è svolto attraverso un'entrata secondaria del tribunale per evitare l'esposizione ai media. Il ritrovamento del corpo del neonato ha sconvolto l'opinione pubblica, ma Chiara, secondo quanto riportato, era già consapevole che la scoperta sarebbe avvenuta a breve. La vicenda ha colpito profondamente Samuel, che ha rivelato di non essere a conoscenza della gravidanza della sua ex compagna durante la loro relazione. L'atteggiamento silenzioso e distaccato di Chiara durante l'interrogatorio ha sollevato ulteriori interrogativi su come si evolverà il processo e quali dichiarazioni potrebbe fare in futuro. E tu cosa ne pensi di Chiara e di ciò che ha fatto? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.